La filiera della canapa in Sicilia, opportunità per Gran Michele. È stato questo il titolo di un partecipato convegno organizzato dal Comune di Gran Michele, assessorato ambiente, con la partecipazione di esperti nel settore della filiera della canapa, dalla coltivazione alla lavorazione. All'incontro, alla quale ha partecipato un gran numero di cittadini, tra i quali agricoltori, agronomi, imprenditori e giovani, è stata presentata per voce del vicepresidente di Federcanapa, Rachele Invernizzi, l'esperienza della coltivazione e lavorazione della canapa in atto presso la South Hemp Techno, un impianto di prima trasformazione situato a Taranto, in Puglia, di cui la stessa Invernizzi è presidente. Esperienza che è stata intrapresa anche dal giovane imprenditore Giuseppe San Martino di Caltagirone, il quale ha presentato l'intero processo di semina e lavorazione della canapa presso il proprio stabilimento situato nel territorio calatino, portando all'attenzione dei presenti tutti gli accorgimenti necessari per poter affrontare il percorso di produzione. Tra i presenti, a rappresentare gli agronomi e i dottori forestali, è stato il dottor Corrado Vigo, in qualità di presidente dell'ordine in questione, il quale ha espresso apprezzamento e apertura a tutte le strategie di sviluppo, tra le quali proprio la produzione della canapa, in un territorio sempre più messo in ginocchio a livello agricolo. Altro settore di produzione, grazie ai derivati della canapa, sono quelli in campo edilizio con la realizzazione di vari materiali isolanti e prodotti bioplastici, intesi come risorsa. A tal motivo, a esporre tal considerazione è stato Giovanni Milazzo, fondatore di Kinesis, una startup siciliana che crea bioplastica con la canapa. Conclusione affidate al confronto tra i cittadini presenti e gli esperti del settore intervenuti al convegno, i quali hanno potuto porre domande e considerazioni in merito, ottenendo così tutte quelle indicazioni necessarie per affrontare un percorso di filiera. Soddisfazione da parte del primo cittadino di Gran Michele, avvocato Purpora, e dall'assessore all'ambiente Giovanni Lamagna, i quali non nascondono il desiderio di realizzare un impianto di trasformazione anche nel territorio, sull'esempio di quello di Taranto, per permettere ai tanti imprenditori di poter sfruttare al completo tutti i derivati della produzione della canapa. Conclusioni con la degustazione di prodotti a base di canapa. Le interviste raccolte dalla nostra redazione. Il nostro ordine professionale è sempre presente quando viene chiamato, sia dagli agricoltori, dai colleghi, ma soprattutto da tutte le istituzioni. Oggi siamo a Gran Michele a parlare della canapa perché può essere una risorsa, un'alternativa per le aziende agricole che vogliono differenziare. E il nostro ordine è sempre a fianco agli agricoltori. L'importanza dei professionisti e la competenza nell'accompagnare gli agricoltori alla ricerca del reddito, ma soprattutto anche alla ricerca della stabilità dei versanti, dei terreni, per evitare il dissesto idrogeologico. L'agricoltura non è solo produzione da reddito, ma è anche tutto quello che ci sta dietro: manutenzione del territorio, tutela del territorio e poi anche il reddito degli agricoltori. Buongiorno, è un gran piacere essere con voi a Gran Michele. Sono Rachele Invernizzi, come vedete dal trafiletto, e sono venuta a Gran Michele per portare questa meravigliosa pianta che è la canapa, e la canapa industriale. La canapa industriale avrà un gran beneficio nel nostro futuro economico e soprattutto del territorio. È importante che in Sicilia, come in tutte le altre regioni d'Italia, venga controllato lo sviluppo e supportato. Noi siamo qua per questo, abbiamo una grossa filiera in Sud Italia e sono ben contenta col Comune di Gran Michele di poter diffondere questa meravigliosa pianta anche qua. Si tratta semplicemente di dare nozioni su come va trattata in agricoltura e spiegherò che cosa vuol dire canapa a livello di mercati e a livello di trasformazione. Vi racconto il perché abbiamo deciso come azienda familiare di ricominciare a coltivare canapa. La canapa era una coltura che si coltivava in Sicilia fino agli anni 50-60 e che poi via via è stata abbandonata. La nostra scelta di ricominciare a coltivare canapa è nata dal fatto di trovare un'alternativa da inserire in rotazione
relazione col frumento. Non dimentichiamo che la Sicilia è altamente vocata alla produzione di cereali, soprattutto frumento duro. Quindi serviva una coltura da inserire in rotazione e la canapa si prestava benissimo a questo. La canapa è il secondo anno che viene coltivata nella nostra azienda e devo dire che sta portando i suoi frutti e i suoi benefici sia dal punto di vista colturale, quindi migliorativa dal punto di vista nella successione. Considerate che la canapa ha un effetto diserbante naturale sulle infestanti, quindi l'anno successivo in un terreno dove prima avevamo canapa troveremo molte meno infestanti anche per la coltivazione del grano. E inoltre, se si riesce anche a chiudere la filiera dell'alimentare, come siamo riusciti a fare noi già l'anno scorso, riusciamo anche ad avere un introito economico e quindi dei benefici dal punto di vista economico, in quanto riusciamo a produrre sia olio di semi di canapa, semi interi, farina e derivati. Tra i nostri prodotti possiamo ricordare appunto l'olio di semi di canapa, la farina di semi di canapa col quale facciamo la pasta miscelandola con delle semole di grani antichi, nella fattispecie margherito. In più da questo abbiamo iniziato anche a produrre birra, in cui sostituiamo il luppolo con le infiorescenze di canapa. Ad oggi quindi consiglierei a chi si vuole buttare sul mondo della canapacoltura di provare a iniziare a testare, sperimentare in campo appunto la produzione e la coltivazione di canapa e cercare di riportarla in auge come coltura anche siciliana, non dimenticando però sempre di inserirla in rotazione, quindi non facendo l'errore di considerarla una coltura da ripetere ogni anno, ma inserirla sempre in rotazione con legumi, con frumento e con le colture che sono sempre state nostre. La grandissima partecipazione di pubblico, ma soprattutto di agricoltori a questo seminario, secondo me testimonia l'interesse che c'è da parte del mondo agricolo verso soluzioni innovative per rendere più produttivi le nostre aziende, per rendere più sostenibili i nostri sistemi colturali. La canapa è una grande occasione per la Sicilia, è un'occasione per rigenerare la fertilità del suolo, è un'occasione per produrre alimenti sani. Il seme di canapa per la produzione di olio e di farina ha moltissime virtù terapeutiche, ma è soprattutto un'occasione per creare economia, per creare occupazione per i giovani. E in un settore, quello della chimica verde, della bioedilizia, dei biocompositi, settori innovativi che hanno bisogno di attenzione alla sostenibilità e anche una carica di intelligenza, di essere smart e di poter dalle nostre risorse naturali, dai nostri suoli, dalle nostre colture creare anche soluzioni innovative per una nuova economia di cui ne abbiamo tutti bisogno. Oggi è il momento per uscire dall'economia legata al petrolio, dobbiamo pensare a fonti rinnovabili, a materiali sostenibili per le nostre case. Con la canapa si possono fare gli intonaci, si possono fare i mattoni, si possono fare i pannelli solari. Si può fare un ottimo cibo, con la fibra si possono produrre altre cose, è veramente una pianta magica e generosa che ha secondo me buone possibilità di diffusione in Sicilia. Ma il progetto secondo me nasce sotto una duplice direttiva, dal punto di vista dello sviluppo economico e dal punto di vista dell'agricoltura. È indubbio che la canapa a uso industriale o a uso alimentare è una frontiera. Paradossalmente è come se stessimo scoprendo l'acqua calda, le cose già fatte, perché il nostro territorio nel passato, negli anni 50, comunque era un territorio nel quale venivano prodotti, venivano coltivati tale prodotti e quindi in qualche modo nel futuro c'è un ritorno al passato e in effetti questo è l'obiettivo. L'obiettivo è quello di trovare nuove possibilità per un'agricoltura che allo Stato sembra essere quella che ha avuto, come dire, in un periodo di crisi così profonda l'unico barlume di luce. E secondo quella direttiva noi vogliamo seguire appunto questa strada piena di luce per poter incentivare e magari aprire nuovi canali per i nostri produttori locali. Allora, abbiamo concluso questa bellissima iniziativa che ha riscosso notevolissimo successo, abbiamo avuto imprenditori locali ma anche imprenditori che venivano da fuori
sono molto soddisfatto e spero che questo possa essere spunto di riflessione per molti giovani che volessero avvicinarsi all'agricoltura e, perché no, intraprendere assieme a coloro che già in loco hanno una buona esperienza in campo una nuova attività imprenditoriale. Abbiamo oggi impostato tutto l'incontro sul discorso agricoltura, abbiamo avuto degli illustrissimi ospiti, professori universitari, imprenditori locali e non, che hanno spiegato un po' quali sono le difficoltà ma anche quali possono essere i vantaggi e cosa si può ottenere producendo canapa. Si è parlato tanto di agricoltura organica, si è parlato un po' di quella rivoluzione che tutti noi gridiamo, tutti noi chiediamo, ma in realtà poi nessuno veramente vuole una vera rivoluzione nelle terre. Non c'è bisogno di fare grandi miracoli, ma si potrebbe pensare di iniziare piano piano, anche perché no, con la canapa, e sono convinto che con l'impegno e con la dedizione anche molti giovani di fuori possono pure pensare di ritornare a coltivare le nostre terre ormai abbandonate. Grazie a voi.